Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di tre manga, più nello specifico del numero uno di tre serie diverse. Come sapete sono una persona molto curiosa, quindi mi piace spulciare in fumetteria, in libreria, scoprire cose nuove. Spesso volentieri prendo il numero uno di serie magari che non conosco, ma che mi incuriosiscono particolarmente, e quindi ho deciso oggi di parlarvi delle mie prime impressioni su questi tre manga e se ho intenzione di continuare effettivamente queste serie. Partiamo dal primo che ho letto, ovvero Come dopo la pioggia, di Junma Yuzuki, edito dalla Star Comics al prezzo di 4,90€. La protagonista di questa storia è una 17enne bellissima, ha una grande passione per la corsa, ma in seguito a un infortunio è costretta ad abbandonare il club sportivo e incomincia a lavorare in un family restaurant. In questo posto conosce il direttore del ristorante, che è un uomo di 45 anni, quindi molto più grande di lei, e lei si innamora. È un manga che parte da tematiche abbastanza comuni negli shoujo scolastici, ma ha un'impronta più matura, non soltanto perché è coinvolto un adulto all'interno della storia, ma proprio la protagonista ha un modo di pensare e di vivere sicuramente più maturo rispetto ad altre sue coetanee. Questo mi è piaciuto veramente tanto all'interno del fumetto e mi ha fatto apprezzare tantissimo la protagonista, che secondo me viene ben caratterizzata, così come l'uomo di cui è innamorata. Sono personaggi molto complessi a 360 gradi che mi sono piaciuti tanto, così come i disegni. Adesso vi faccio vedere qualche tavola. Il tratto secondo me è molto fine ed elegante, in particolare la protagonista Kira Tachibana mi sembra una donna, una giovane donna comunque molto raffinata, mi piace veramente tanto i suoi lineamenti, i suoi occhi, veramente è bellissima. Una cosa che ho apprezzato tanto dei disegni è che ci sono diverse tavole in cui mancano le parole, si lascia spazio ai disegni, devono soltanto parlare loro. Questo rende secondo me la storia anche più riflessiva da una parte, poi ci sono diverse immagini molto evocative, quasi poetiche. Nel complesso sono rimasta molto sorpresa da questo manga perché l'ho adorato, mi è piaciuto veramente tantissimo, a partire dai personaggi, le tematiche che vengono trattate. Ci sono poi anche i classici equivoci che ti fanno sorridere, altri spunti invece più riflessivi, è un bel mix e non vedo l'ora di continuarlo, voglio assolutamente recuperare i seguiti di questo manga. Il secondo titolo di cui voglio parlarvi è The Case Study of Vanitas di Jun Mochizuki, anche questo è edito dalla Star Comics, in realtà mi sono accorta che tutti e tre sono editi dalla stessa casa editrice, comunque. Questo è il primo volume e ha un prezzo di 5,90€. Mi sono avvicinata a questa storia perché si tratta di uno shonen sui vampiri, io è tantissimo tempo che non leggo un manga fantasy con queste atmosfere e in particolare mi sono accorta che leggo meno shonen rispetto magari agli shoujo o ai seinen, quindi ho detto proviamoci. Noè è in viaggio a Parigi alla ricerca del Grimorio di Vanitas, un libro di un vampiro esistito anticamente, nato sotto una luna blu e per questo considerato, diciamo, maledetto e sempre stato allontanato dagli altri. Noè si imbatterà poi in un umano di nome Vanitas, che possiede appunto il Grimorio. Questo doveva permettere di maledire i vampiri, in realtà Vanitas lo utilizza per guarire. Sono rimasta molto affascinata dai vampiri, ma in generale dal lato paranormale, diciamo, della storia, perché vengono individuati vari casi e studiati particolarmente. È come se ci fossero tanti vampiri diversi, perché ognuno ha magari origini diversi, il male si annida in tante forme diverse. L'ho trovata una cosa interessante. Inoltre, non me lo aspettavo, ma è un fumetto veramente molto simpatico e divertente. Ci sono tantissime scene comiche che riguardano Noè, che è un ragazzo abbastanza ingenuo, e invece Vanitas, che è un po' più malizioso. I disegni mi sono piaciuti tanto, così come le ambientazioni. La storia parte infatti da Parigi, epoca vittoriana, vestiti meravigliosi, cosa desiderare di più? È un manga molto dinamico, c'è tanta azione, cosa che non mi fa particolarmente impazzire in questo genere, però la storia nel complesso mi è piaciuta. Mi è piaciuta la scelta dell'autrice di partire dalla fine della storia, quindi noi sappiamo come andrà a finire fra questi due personaggi, ma non sappiamo come ci arriveranno. Inoltre i protagonisti ci vengono solo presentati, non li conosciamo ancora, non sappiamo bene i loro caratteri, le loro intenzioni reali. Ci sono poi dei flashback, scopriamo qualcosina del passato, soprattutto di Noè. Quindi siamo soltanto all'inizio della storia vera e propria, è ancora tutto da scoprire. Questo sicuramente intriga il lettore. Io personalmente sono curiosa di sapere che cosa ci sarà, come si svilupperà la storia. Non sono convinta al 100% di questa storia perché non è tanto
il mio genere, non c'è tutto quello che io cerco in un fumetto, però voglio dargli una possibilità, quindi sicuramente recupererò anche il secondo volume perché sono comunque incuriosita. L'ultimo fumetto di cui voglio parlare oggi è The Empire of Corpses. La storia è di Project Ito e To and Jo, mentre i disegni di Tomoyuki Ino. Il primo volume costa 5,90 €. Questo manga era stato annunciato a Luca Comics e mi aveva incuriosita particolarmente per l'ambientazione, diciamo, storica e le tematiche scientifiche. La storia è ambientata nel XIX secolo in cui è stata scoperta, diciamo, una tecnologia in grado di manipolare i cadaveri, di riportare quindi i morti in vita, tra virgolette, e il protagonista è uno studente di medicina, Watson. Watson si arruola come spia dell'impero britannico e va in missione per il mondo, in particolare per cercare di scoprire maggiori informazioni riguardo a questa nuova tecnologia. È un aspetto secondo me interessante quello del voler riportare in vita i cadaveri, che in questo manga sono come dei robot, una volta che tornano, diciamo, in vita, sono comandati dal loro padrone e non hanno una coscienza, dei sentimenti, sono proprio vuoti. Ci si interroga tanto sull'eticità di questa pratica, di come devono essere trattati i cadaveri, quali sono quelli da utilizzare, e ci sono delle riflessioni sulla vita che non mi aspettavo. Come il fatto dell'utilizzare i cadaveri per lavorare in modo che le persone in vita non debbano faticare, ma in questo modo non fanno niente, finiscono per annoiarsi. E quindi questa che vita è? O al contrario, che razza di vita è quella dei cadaveri? Magari sono persone a cui una volta si era affezionati e adesso non hanno più un'anima, una personalità. È possibile recuperare l'anima di queste persone? Tutti spunti secondo me estremamente interessanti, peccato che la storia non mi abbia preso. Infatti i personaggi non sono riuscita a capirli benissimo, secondo me non ci vengono presentati tanto. Viene sì indagato un po' più a fondo il protagonista Watson, ma anche in questo caso non l'ho trovato pienamente a fuoco. E nonostante questo fumetto parta da delle basi secondo me ottime, lo sviluppo non è stato soddisfacente. In particolare ci si sofferma tanto sulla guerra, la politica, degli aspetti un po' che potrebbero essere intriganti, ma che a me non hanno incuriosito minimamente. Non ero assolutamente interessata a scoprire che cosa avevano in mente di fare i russi rispetto agli americani e quant'altro. È una cosa che mi ha distratta un po' dalla storia e che non mi ha incuriosita, ma annoiata. E non ho sempre capito la scelta di utilizzare dei nomi conosciuti, come ad esempio Watson, Frankenstein, Van Helsing, all'interno di questa storia, perché alcuni sì hanno dei riferimenti ben precisi, ma altri non so, ci si poteva inventare degli altri nomi, secondo me. Al di là quindi delle tematiche trattate, la trama vera e propria della storia non mi è piaciuta, non mi ha incuriosito e per questo non ho intenzione di continuarlo. È una serie breve, sono in totale soltanto 3 volumi, quindi potrei anche magari recuperare il secondo per vedere se la storia si focalizza meglio sulle tematiche, la trama magari acquista corposità, però in questo momento ho altre priorità e questo non mi interessa particolarmente. Queste erano quindi le mie prime impressioni su questi manga. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se li avete letti, che cosa ne pensate, se vi incuriosiscono o meno e soprattutto se avete dei nuovi manga da consigliarmi. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!